Buonasera e benvenuti nuovamente ad Economia, Dialoghi sull'impresa, il format tv di Confindustria Chieti Pescara Rete 8, ormai giunto alla terza edizione. Conoscete questo spazio, abbiamo a disposizione ogni settimana 30 minuti per parlare di tematiche economiche di interesse collettivo tre ospiti e quindi la possibilità di interagire e approfondire temi sempre diversi. Ad esempio nella puntata di oggi ci chiediamo se possa esistere un modello oppure se ci siano delle strategie per affrontare il difficile periodo che stiamo attraversando. Da una parte ci sono gli imprenditori eh, seppur fiduciosi, sempre più scoraggiati, dall'altra abbiamo un sistema economico che si presenta molto complesso e quindi tenteremo di capire come reagire a tutte queste eh, situazioni. Ne parliamo con gli ospiti che sto per eh, presentarvi, quindi abbiamo tutti gli ospiti qui in studio, iniziamo a salutare Luigi Di Giosaffatte che è il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora Dario Simoncini che è docente di management della complessità, buonasera. Buonasera. E Galliano Cocco torna a trovarci, è psicologo e docente della Università Gabriele D'Annunzio. Grazie, buonasera. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione e quindi chiediamo al direttore generale come possiamo commentare questa introduzione, perché parliamo di sistemi complessi, quindi eh, ci dica qualcosa in più di questo tema. Sì, prima di entrare nel tema... Eh, mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare tutti i telespettatori di Rete 8 che hanno dato una grande soddisfazione alle prime due stagioni di economia di questa eh, trasmissione prodotta da Rete 8 e Confindustria Chieti Pescara. Una Team che insieme lavora e che sta dando risultati straordinari. Portiamo i temi dell'economia eh, nelle case eh, di tutti eh, i cittadini, delle spettatori e anche delle imprese che rappresentiamo eh, su questo territorio. Eh, naturalmente è, è importante introdurre il tema perché eh, siamo partiti proprio col tema della eh, complessità, perché eh, le nostre, eh, la nostra economia, l'economia eh, globale. Tende sempre più a, a gestire le proprie organizzazioni a tutti i livelli, non solo in economia, ma a tutti i livelli, con paradigmi che sono complessi, cioè il sistema dei temi a oggetti lineari dove possiamo scomporre delle situazioni e esaminarle ciascuna per proprio conto, è finito. Questo tempo è finito, noi gestiremo. Diciamo paradigmi di sistemi che in dottrina si definiscono non lineari perché spesso causa e effetto sono praticamente la stessa cosa, o meglio, scomporre situazioni esaminandole individualmente non danno nessun risultato per rispondere a ciò che accade nel globo. Ne è prova, diciamo, provata proprio eh, quello che stiamo vivendo in questo eh, globo dal da, 2020, eh, la pandemia e poi successivamente la crisi Russia-Ucraina eh, che eh, era probabilmente eh, una Diciamo, una situazione eh, impensabile: che risvolti così macro potessero arrivare all'interno delle famiglie, delle bollette delle famiglie o all'interno delle strategie e dei costi delle singole aziende, a cominciare da quelle più piccole. Eh, certo, è veramente questo che inizia a preoccupare eh, di più anche al, a livello di singole famiglie. Ricordiamo che eh, il primo esempio di economia e di impresa è proprio l'ambito domestico. Eh, professore, chiedo a lei in eh, questo ambito quali sono le sfide per, per le imprese. Prego. Grazie. Allora, prima di darle una risposta. Eh... Mi piacerebbe ringraziare Confindustria Chiedi Pescara e in particolare Luigi perché portare la complessità in ogni ambiente pubblico è sempre un dono prezioso e la mia missione poi è questa, di promuovere la cultura della complessità fra le persone e nelle organizzazioni. Allora vengo subito alla risposta. Direi che la vera strategia riguarda, e la vera possibilità riguarda quella della cultura, cioè la vera sfida in questo momento è una sfida culturale. Perché è una sfida culturale? In realtà, noi, come diceva Luigi poco fa, siamo stati abituati, in particolare noi occidentali, a non modificare il nostro, credo che voi lo chiamate in italiano, schema mentale, ma in inglese molto lo chiamano mindset. Cioè, non siamo stati abituati a modificare il nostro schema mentale rispetto alla quotidianità. E cosa è avvenuto? È avvenuto che viviamo in una sorta di pazzesco paradosso dove da una parte eh, la realtà si mostra sempre più complessa e per complesso qua possiamo... In Proprio intendere il forsennato intreccio di eventi e l'iperconnessione che oramai ci connette tutti. E in questo, vi dico la verità, i, i giovani eh, sono nativi di questa modalità. Però, noi di fronte a questo tipo di evoluzione della quotidianità, continuiamo tranquillamente a pensare e ad adottare modelli mentali di tipo eh, meccanicista. Cioè pensando che sia possibile per noi prevedere eh, e dare soluzioni uniche a problemi eh, complessi. Quindi qual è mh, il miglior consiglio, il miglior suggerimento che noi possiamo dare? Eh, e non solo agli imprenditori, qui ci occupiamo di imprenditori, ma guardate che il problema, io direi, più profondo a livello educativo complessivo, cioè noi abbiamo bisogno di aiutare e sostenere le persone a. Eh, Modificare il loro approccio e la loro interpretazione eh, agli eventi. Come uscire da questo paradosso? Io direi dedicando risorse e tempo, perdonatemi se ehm, insisto su questo: ci vuole dell'impegno ad approfondire i temi della complessità, studiare come funziona la complessità, quali sono i meccanismi che la regolano, perché solo così potremmo cambiare schema mentale e poi avere azioni organizzative e comportamenti organizzativi che siano conseguenti a questo nuovo modello mentale. Quindi il mio suggerimento, cara, è proprio questo: lavorare intanto sulla cultura. Professor Cocco, abbiamo sentito il professor Simoncini appunto eh, entrare nel merito di una dinamica in cui causa effetto, eh, alla luce di quello che sta accadendo, eh, non è più un meccanismo così automatico come lo conoscevamo. A lei chiedo. E immagino che chi ci segue si chiederà altrettanto nel concreto come si entra in questa ottica di cambiamento, di innovazione e di mindset, come diceva prima il professor Simoncini. Allora, grazie intanto a voi per l'invito, entro subito nel merito. Io toccherei due punti. Uno va a integrare quello che il professor Simoncini considerava poco fa, vale a dire la necessità in ambito culturale e scolastico di acquisire e di allenare, per esempio nel caso degli studenti, le persone a utilizzare il cosiddetto pensiero laterale, vale a dire modalità percettive della propria realtà e della realtà esterna. In maniera diversa da quella solita. Insisto sulla parte scolastica perché a me viene in mente un, un qualcosa che ho, spesso dico anche ai miei studenti. Io sarei curioso, ad esempio, di, per far capire cosa intendo per allenare eh, tutti a un pensiero diverso. A me viene in mente che nella mia carriera scolastica, soprattutto liceale, in. Cinque anni, almeno 6-7 volte, sono stato punito per tema eh, fuori tema, con un voto pessimo perché ero andato fuori tema. Bene, mi sarebbe piaciuto, ovviamente non è più possibile, andare a rileggere quei miei temi per verificare se il fuori tema effettivamente io l'avevo eh, praticato oppure era il docente che non ha accettato una modalità diversa, quindi questo come episodio banale. Poi c'è un secondo aspetto, il dottor Di Fatte ha sottolineato come alcuni aspetti macro, macro strutturali, macro economici, macro politici intervengono sulla difficoltà per esempio nell'affrontare la complessità. Okay? Io però vorrei da psicologo, diciamo, da psicologo delle organizzazioni vorrei leggervi una brevissima, proprio 30 secondi, una vecchia storiella per, per introdurci in un tema che mi è, mi è caro, diciamo, in ambito aziendale. Leggo la, 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 la storiella e la vedete anche inquadrato. Quando ero giovane e la mia immaginazione non aveva limiti, sognavo di cambiare il, nome, il mondo. Crescendo e diventando più saggio mi resi conto che il mondo non sarebbe cambiato. E così decisi di limitare i miei orizzonti e cambiare solo il mio paese. Ma anche questo sembrava immutabile. Invecchiando in un ultimo disperato tentativo sperai di poter cambiare solo la mia famiglia e le persone vicino a me. Ma anche in questo caso nessuno ne voleva sapere. Ora, sul mio letto di morte, mi rendo conto che se solo avessi cambiato me stesso per primo, con l'esempio avrei potuto influenzare la mia famiglia e con il suo aiuto avrei potuto in qualche modo cambiare il mio paese. E chissà, avrei potuto cambiare il mondo dalla tomba di, una, di un vescovo dell'abbazia di Westminster. Se volessimo come dire, citare, c'è una vecchia canzone di, di più, quasi dieci anni fa di Vasco Rossi, Cambia menti, dove si ripete lo stesso concetto. Cosa voglio dire per chiudere? Voglio dire che attenzione, e mi rivolgo soprattutto alle organizzazioni, alle aziende, alle imprese, spesso eh, si addossa la responsabilità del non saper affrontare la complessità e quindi il cambiamento solo a variabili esogene, extra. Eh, molte volte però siamo noi al nostro interno dell'azienda e dell'organizzazione a non a resistere, come diceva anche il professor Simoncini, al cambiamento, cioè ad inquadrare le questioni da un'ottica diversa, perché ci crogioliamo nella, nella zona comfort, diciamo così. E questo, ahimè, spesso l'abbiamo visto anche storicamente, basti pensare per esempio al fenomeno Nokia, che nel giro di, poi di pochi mesi ti ritrovi a essere fuori mercato, perché non hai innestato un cambiamento dall'interno. In, in ascolto del mercato. Quindi riassumendo si potrebbe dire, ma veramente in maniera macro, che bisognerebbe iniziare dalle piccole cose e, e comunque iniziare quindi partire partire adoperando... Anche singolarmente, individualmente, dalle piccole cose, con eh, quasi eh, veramente con a, ascolto anche autocritico di ciò che uno sta facendo, di prodotti, servizi, eccetera. Bene, ehm, passo la parola quindi al direttore di Giuseffatte per capire come tutto questo ha un riscontro per quanto concerne il rapporto tra managerialità e imprenditorialità. Sì, assolutamente sì. Intanto quanto diceva eh, Gagliano Cocco mi fa pensare eh, alle parole di Eraclito, l'unica costante è il cambiamento della nostra vita e quindi noi siamo tenuti noi delle organizzazioni datoriali a pensare abbiamo la responsabilità di declinare in qualche modo eh, la cultura della complessità lo diceva il professor Simoncini a tutti i livelli e eh, in questi anni stiamo lavorando molto sulla centralità della persona nelle organizzazioni aziendali con una variabile che sarà la costante del eh, terzo millennio e cioè lavorando costantemente con intelligenza artificiale e dettando nuovi modelli di business che sono eh, vincolati alla sostenibilità. Lo dobbiamo fare per essere noi responsabili in quanto siamo già Responsabili di avere in qualche modo eh, un globo che eh, comincia a dare segnali di eh, diciamo pericolo che non ci possiamo permettere di eh, gestire in modo eh, diciamo semplice. E quindi, eh, ho provato qualche anno fa, in un mio articolo specialistico pubblicato appunto sulla rivista dell'Università eh, D'Annunzio, New Management, dove ho l'onore di insegnare ormai da 19 anni. Eh, proprio l'attenzione alla eh, imprenditorialità, lo diceva lei nella domanda, e alla managerialità su come si devono avvicinare per essere il più rispondente alle esigenze di una mh, società che chiede risposte sempre più nuove e innovative e noi siamo, ahimè, eh, abituati invece a dare le stesse risposte per problemi invece diversi. Ecco, in questo modo noi abbiamo, ho cercato di definire in questa scheda, che l'imprenditorialità deve necessariamente conservare un elemento creativo, cioè l'individuazione di prodotti, servizi che siano innovativi e che abbiano un valore, l'elemento imprenditoriale è la creatività, a questo si lega la visione, si lega una visione anche di anticipazione degli scenari. Oggi siamo condannati a uscire fuori dai mercati se non eh, immaginiamo, anticipiamo scenari eh, da 3 a 10 a 15 anni e dettiamo per ogni scenario da noi immaginato, ma più che immaginato anche verificato, eh, eh, non diamo eh, diciamo non dettiamo una linea da adottare per essere protagonisti in, in quegli scenari. Eh, Dall'altro ambito invece c'è l'execution. Noi abbiamo all'interno di organizzazioni che gestiranno la complessità. Un tema altamente manageriale, poi nell'articolo ho anche detto che questa è una semplificazione perché ci sono imprenditori che hanno capacità manageriali o che hanno oltre alla visione anche la capacità di gestione, ci sono manager che hanno anche grandi visioni, quindi eh, diciamo, può accadere anche che ci siano deroghe. Il fatto è che nella parte execution i manager devono sempre più essere... Responsabili di una adozione di strategie manageriali che, sia, che diano risposte anche alle cose impreviste. Eh, su questo devo dire che L'esperienza del professor Simon è nel nostro paese veramente tra le migliori esperienze. Lui ha scritto molto di queste cose anche perché, ripeto, eh, ci sono approcci diversi a questa visione, approcci deterministici come quelli saimoniani e approcci indeterministi come quelli guldiani. Ma noi in qualche modo su questo dobbiamo dare risposte. Eh, Dario mi direbbe: eh, non, siamo, non sappiamo quando accade e che cosa accade, quindi eh, prepararsi ad essere sempre pronti e non a, tecnicamente ad avere gli strumenti eh, necessari per stru studiare, per affrontare cose che non sappiamo quando accadono. Io ritengo che invece una preparazione sull'utilizzo, più che sull'utilizzo, su un approccio mentale. A utilizzo di strumenti anche nuovi, li dobbiamo coltivare da adesso, prima che le cose accadano. Direttore, io faccio un passo indietro perché abbiamo dato per scontato che le persone sappiano la differenza tra imprenditorialità e managerialità. Un piccolo passaggio? Sì, sì diciamo che. E' imprenditore colui che invece interpreta, ha l'intuito di produrre un servizio o un bene e ne assume in proprio le responsabilità e quindi anche i rischi. Pensate che il codice civile, nostro codice civile italiano del 1942 volle dare una definizione soggettiva di imprenditore e non di impresa. Mentre definisce l'azienda, il nostro codice civile, non definisce l'impresa, definisce l'imprenditore, cioè la soggettività della persona che a proprio rischio organizza un'attività d'impresa. Poi c'è un altro elemento, il manager, quindi soggetti tecnici. Eh, e qui lo diceva bene anche eh, il professor Cocco, cioè dobbiamo attenzionare per esempio oggi la managerialità del terzo millennio, ma anche il lavoro del terzo millennio richiede per esempio una multidisciplinarietà. Negli anni Ottanta noi eh, eravamo alla ricerca di grandi specialisti. Il top, eh, il numero uno del, eh, del controllo di gestione, eh, il numero uno eh, della gestione delle risorse umane o tra i migliori, o l'eccellenza. Oggi invece queste cose devono cominciare a, eh, ad avere una cultura sempre più eh, orizzontale. Quindi, mettere insieme concetti e culture per organizzare attività di imprese, Quindi, un elemento eh, più ragionato non è colui che. Esercita l'attività di imprese che ha in qualche modo una creatività nel fare certe cose, ma è colui che interviene all'azienda, affianca l'imprenditore per rendere esecutivo quella idea e portarla sul mercato. Mi sembrava una sottolineatura necessaria. Passo la parola adesso al professor Simoncini per entrare nel merito delle minacce e delle opportunità che ci sono in questi processi così complessi. A lei, professore. Eh... Bah, quello che racconta Luigi mi stimola un sacco di riflessioni, ma il tempo è molto breve. Allora direi una cosa, intanto focalizziamoci su qual è il principio fondante eh, della complessità, perché questo credo che poi a chi ci ascolta sia fondamentale ed è il principio di interdipendenza. Cioè abbiamo bisogno tutti di diventare consapevoli che ogni nostra azione sì. entra in un sistema di quelle che Edgar Morin chiama interretroazioni, per cui se io faccio una cosa ehm, non è di per sé buona o cattiva, dipende come questa cosa si sviluppa e come impatta in questo sistema di interdipendenza. Ora, perché vi dico questo? Perché in realtà ciò che diceva Luigi potremmo trasformarlo così. Il punto fondamentale della complessità, e forse in questo mi diversifico un po' da uh, alcuni e anche da Luigi, non è tanto la centralità della persona, ovviamente come individui uh, i nostri talenti, le nostre potenzialità uh, sono da considerarsi. Ma ciò che è importante è il modo in cui si sviluppano le relazioni. Io in questo caso potrei parlare con lei, ma il mio Dario si realizzerebbe in modo diverso se io parlo con lei o parlo con Luigi. Quindi ciò che è importante è ciò che succede nelle relazioni. Questo cosa implica? Implica che la complessità è data da una varietà sempre crescente di quello che noi chiamiamo la... Il sistema di situazioni, cioè noi ci troviamo di fronte a una molteplicità di situazioni da gestire contemporaneamente, è qui l'abilità. Allora io, perché le dico un è un'opportunità? È un'opportunità la complessità non semplificarla, perché se noi la semplifichiamo, ritorniamo io direi 50 anni indietro minimo. Ma accedere alla complessità e sfruttare nello specifico le diverse situazioni per raggiungere i nostri risultati. Ora immaginate l'abilità che noi io faccio questo, ho un, un master in questo, sviluppo queste abilità, sviluppare abilità che facciano capire alle persone che non esiste uno stile solo manageriale. Molte persone sono convinte che io ho questo stile o uno stile di leadership di un certo tipo. A. Non è così, dipenderà dalle specifiche situazioni in cui ti trovi. Quindi, suggerimento qual è? Eh, comprendere, essere consapevoli che abbiamo bisogno di operare con diversi stili congiuntamente, quindi di essere molto elastici nelle nostre capacità di risposta, essere pronti a azioni in situazioni molto diverse, l'una tra l'altra, e questo come si acquisisce, come possiamo fronteggiarla, eh, direi, e questa è la buona notizia, non abbiamo bisogno di tanti tools, come si chiamano strumenti nuovi. Eh? perché non ci importa tanto il tool, ma il modo in cui noi un tool che viene usato oggi in maniera deterministica o meccanicistica lo finalizziamo a specifiche situazioni aziendali. Questo veramente ci dà l'efficacia della complessità. Quindi l'invito è Esercitatevi, studiate, mettete in atto pratiche, esempi specifici. Ci sono molte aziende che incominciano a dare molta autonomia, molte più deleghe e creano, anche se a livello orizzontale, molti più gruppi auto-organizzati, team auto-organizzati. Incominciamo da piccole cose e man mano sperimentiamo, esploriamo nuove possibilità. Professor Cocco, mi aggancio a quello che stava dicendo il professor Simoncini che ha a che fare anche con il piano della comunicazione. Noi viviamo in un periodo in cui eh, la pandemia, la guerra hanno anche modificato il nostro modo di interagire. Ci dice qualcosa al riguardo? Guardi, eh, glielo dico eh, citando una, una battuta di. Eh, Roger Federer, il più grande tennista probabilmente della storia del tennis, che ha lasciato ufficialmente la scorsa settimana, e ha una domanda di un giornalista, dice, alla fine di un torneo importante dove lui non aveva ottenuto il risultato, non aveva giocato come sapeva, dice, adesso domani cosa farà? Eh, riguarderà gli incontri, eccetera, eccetera? Lui dice, no, io domani ricomincio col mio trainer, il mio coach a rifare il dritto e il rovescio come lo, lo, lo facevo i primi giorni della scuola tennis. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che in alcune situazioni noi a volte cerchiamo come dire, il cigno nero, l'uomo nero, la situazione nera esterna. In realtà eh, dovremmo applicare, da un punto di vista delle strategie comunicative, una, mh, una regola eh, basata sulle... Famose 5 W che insegnano alla scuola di giornalismo americano, che in realtà fonda le radici nel, nei latini. Ecco qui. Allora, che cosa dobbiamo comunicare? Eh, chi deve comunicare? A chi? Dove? Quando? Perché? Dico, sottolineo questo, ma con un'attenta analisi e anche un'autoanalisi eh, una, un di quello che l'azienda, l'impresa, le organizzazioni perché io ci metto dentro anche non so, le scuole, le università, le ASL, eccetera. Perché mh, spesso eh, c'è questo fraintendimento: si pensa che eh, oggi ci si dota di un, un sito, un sistema di comunicazione digitale e risolviamo i problemi. In realtà. Ci sono dei prodotti, dei servizi a, a cui possono, non dico non servire, ma eh, diciamo, eh, accoppiare la comunicazione digitale eh, in rete, eccetera, con strumenti che sono magari agli albori della disciplina della comunicazione. Quindi questo è il concetto, cioè eh, veramente prendere alcuni punti cardine, ma poi analizzarli a fondo anche andando ad osservare con attenzione ciò che l'azienda, l'organizzazione, l'impresa ha attuato e vuole attuare in base ovviamente al proprio budget, alla propria mission. A proposito dei progetti attuativi, in chiusura do la parola al direttore di Giosaffatte perché ci parla appunto di un progetto molto importante di Confindustria Chieti-Pescara, innovazioni, nove anni alle spalle e... Tanti traguardi da raggiungere in futuro. A lei, direttore. Sì, eh, intanto eh, abbiamo ancora un po' di tempo e invito le PMI, le start-up, le spin-off eh, diciamo, e anche le onlus a presentare la propria candidatura entro il 9 ottobre. Eh, è un contest ormai che dura da nove anni. Quest'anno due tavole rotonde molto importanti, eh, ospiteremo personaggi a livello internazionale e eh, premieremo come ogni anno i campioni di innovazione. Ecco, eh, invito veramente tutti coloro che hanno un progetto di innovazione a poter partecipare al nostro contest. Per le informazioni naturalmente si possono rivolgere al portale www.innovazioni.camp o rivolgersi anche telefonicamente direttamente ai nostri uffici Confindustria eh, Chieti Pescara. Eh, siamo eh, convinti, le domande ci sono, i progetti sono molto interessanti. Vogliamo dare la possibilità per quest'ultimo scorcio di tempo ad altri eh, giovani di tutta Italia, naturalmente non è limitato solo alle nostre province, da tutta Italia possono eh, partecipare a questo contest. E noi abbiamo avuto poi in trasmissione anche i vincitori eh, di questa bella iniziativa, è stimolante sia per chi partecipa ma anche per eh, voi che ospitate questa iniziativa, come l'avete vista crescere? assolutamente una crescita qualitativa enorme, eh, abbiamo abbinato ormai da qualche anno anche un hackathon che eh, porta su studenti eh, non solo della nostra Università D'Annunzio ma anche quella eh, dell'Aquila di Teramo, la Luis Guido Carli che è il terzo anno che partecipa a questo hackathon e anche al Politecnico delle Marche che è il secondo anno che partecipa. Questo diciamo eh, fa sì che eh, uniamo ad un contest eh, imprenditoriale, eh, un contest aziendale anche una eh, diciamo un hackathon che eh, diventa molto molto importante dove aziende anche multinazionali portano delle problematiche, i la, ragazzi lavorano in due giorni con uno speech eh, sulla soluzione dei casi completamente in inglese eh, e vi posso garantire che eh, la maggior parte di queste imprese ha adottato almeno una delle due o delle tre soluzioni proposte eh, dagli studenti eh, con, anche con eh, casi molto interessanti e di successo. Ecco, questo è, è quello che noi vogliamo fare, vogliamo rendere eh, in qualche modo partecipativo questo territorio su progetti di innovazione, di forte innovazione, voi sapete che eh, abbiamo aperto da poco un demonstration center di intelligenza artificiale e, eh, e abbiamo partecipato con capofila Università d'Annunzio, eh, regione Abruzzo, comune di Pescara, a, a, con un progetto molto, molto innovativo per la, la creazione di un ecosistema dell'innovazione proprio qui a Pescara. In qualche modo, stiamo accentrando su questo territorio una sorta di, come dice il nostro presidente Pagliuca, di Digital Valley eh, del nostro paese. Con questa bella notizia vi salutiamo, quindi io ringrazio gli ospiti intervenuti, il direttore generale Luigi Di Giosafatte, ringrazio ancora Dario Simoncini e ancora il professore Galliano Cocco. Grazie a voi. Per la regia e le riprese ringrazio Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio rispettivamente, ovviamente un ringraziamento a voi telespettatori per averci seguito, appuntamento lunedì prossimo alle ore 22.30.